voi ragazzi e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon versione Platino. Allora, l'ultimo episodio ho allenato un po' la squadra, ho cominciato a dare qualche strumento e ho portato la squadra a livello 54. Spartan da Rocalamita, che potenzia le nostre di palettero, e Adeco Miracle Seam, potenziale di tipo erba, acqua magica Rainbow che potenzia le mosse tipo acqua, e l'astro pugno a Fighter che potenzia le mosse di tipo lotta. Devo trovare un paio di strumenti, giusto gli ultimi due, quello per Volano e quello per Flamella e un Pelipper che non voglio battere ma che voglio utilizzare delle, se le trovo, un repellente max, tanto per fortuna ne ho 20, dovrebbero bastarmi per arrivare alla Lega. Davanti ho Sparkle, perché comunque in questa zona qui prima della Via Vittoria sicuramente avranno solo, comunque non dico solo, ma la maggior parte di tipo acqua. Forse qualche marinaio avrà qualcuno di polotta, però diciamo che per il momento meglio allenarsi bene, cioè meglio usare Sparkle. Poi all'interno della Via Vittoria penso che metterò davanti Rainbow, quindi il nostro Vaporeon, perché se non ricordo male la maggior parte dei Pokémon sono di tipo elettro, cioè elettro di tipo roccia, terra. Qui che cosa ci sta? Qualcosa? No. Ok, lotta in doppio. Ok, hanno 6 Pokémon. Ok, abbiamo Flamella e anche se devo mettere, non era il caso di mettere Flamella davanti. Però finché riusciamo a shottare tutti con un colpo solo, la cosa mi sta più che bene. Ok, Octillery non è andato capo a un colpo solo. Ok, ci utilizza Octazooka che è super efficace, però riusciamo comunque a shottarlo. Ok, ci manda Pelipper e io utilizzo di un'iperpozione giusto per finire di consumare. Io ho preso comunque le ricariche totali che sono molto molto comode. Ok, ci manda un Tentacruel. Che non lo ho sciotta, anche se è super efficace, quindi vuol dire che Tentacruel è un bello forte come Pokémon. Se riesco a passare di qua, no, c'era modo. Io devo trovare il modo di andare a prendere quello strumento lì. Forse passando per di qua. No, passando per di qua non riesco a tenerlo, quindi si passa da giù. Sì, esattamente. Diciamo l'obiettivo è prendere quanti più strumenti possibile, che per Gelanza questo è ottimo, giusto per venderlo, non per chissà quale altro motivo. Ok, quello l'ho battuto, a te no.
mi manca un altro allenatore sulla sinistra. Ok, ci manda sicuramente un Wingal, poi dopo un Saying, se ricordo male da abbastanza punti di esperienza. Sì, 1602. Quindi spero che entro la via vittoria riesco a portare Sparkle almeno a 56. Spero anche di riuscire a portare anche a livello 57. Però dipende tutto dagli allenatori che incontro. Vediamo se da questa parte ci sta qualcosa. No, non mi pare. Qui però c'è un marinaio. E lì c'è uno strumento. Ok, ci manda un Pelipper. Ok, level 56 per Sparkle. Vuole imparare. Scarica. Ok, 80, 100, 60. Però utilizzo scarica. Ok, ci manda Gastrodon. Io direi mandare avanti Deku, perché le mosse di tipo elettro su Gastrodon non hanno effetto, perché è il doppio tipo acqua e terra. Direi tranquillamente di usare Aerosalto. E vediamo cosa ci dà. Un Ultra Ball. Speravo in una caramella rara, in verità. Così quando allenerò la squadra prima della Lega, dovrò allenare un livello in meno, perché è veramente veramente ideale. Ok, ci manda Golduck. Io utilizzo scarica per vedere il livello di potenza della mossa, giusto per. Ok, altra allenatrice. Ok, che ha due Pokémon, uno il Dominion e Pelipper. Ok, oddio, forse un livello 57 riusciamo a farcelo scappare. Ok, caramella rara. Ok, vediamo se... Ok, ci manda Gyarados, che comunque dà tante punti di esperienza. No, quanto pare non ce la faccio ad arrivare prima della via vittoria a livello 57. Magari qui c'è un allenatore. No. Ok, intanto Rigurò, giusto per avere una cura in più. Allora qui ok, lì sicuramente ci sarà un avicoltore, meglio Eldo 50, possibile livello 50, sì, livello 57 per Sparkle. Diciamo che tendo a tenere Sparkle davanti il più possibile. Repellente Max è buono. E scendo, diciamo, importante, vi consiglio sempre di innanzitutto di farli tutti gli allenatori. Ma veramente veramente tutti. Quante più riuscite a farne meglio è. Ok, diciamo che qui è un posto buono per allenare la squadra. Più che altro per il semplice motivo che
danno pure i Pokémon di tipo di Pokémon selvatici danno abbastanza punti esperienza. Però io perlomeno per il momento continuo a usare il repellente. Ok, attacca lite. E quindi questa zona qui sotto l'abbiamo fatta. E direi di scendere per di qua. Allora, vediamo andando di qua cosa incontriamo. Altra allenatrice o allenatore? Ma allenatrice. Ok, spanta allenatore. Spanta allenatrice. Ok, le mosse tipo elettro non hanno avuto questa esperienza però. Ok, ci manda Gladia a livello 46. Lo so, per questi allenatori abbiamo la squadra un po' overlivellata. Però diciamo che è buono per allenare il più possibile la squadra per il semplice motivo che è a livello 50, mi pare, intorno al 55 il livello dei Super 4. Allora, sicuramente servirà un'iperpozione per Fighter e una ricarica lotta per Sparkle. Dando solo contro qualcosa. Una pepita. Non me l'aspettavo, sinceramente. Ah, cavolo, spaccheroccio serve. Vediamo a chi la posso insegnare. Ok, ricordiamoci che ho fuoco al colpo. Ok, la può imparare Fighter. E al posto di forza sfera, perché diciamo avendo fuoco al colpo posso, prima di andare a battere la Lega, posso andare a far scordare la spaccheroccia al nostro amico cioè al nostro amico Fighter, e andarla a insegnare e andare a insegnare fuoco al colpo. Ora devo trovare il modo per andare sopra. No, non devo insegnare a rivincere, ma usare il repellente. Ok, ma devo tornare alla borsa. Ok, no, sono troppo in alto. Comunque le odio queste zone qui alle quali devo spostarmi in questo modo. Questo sembra la versione la più veloce. Ok,
No, non riesco proprio a farlo. Ok, sicuramente non utilizzerò Sparkle contro Steelix. No, perché mi si blocca prima e quindi spero veramente di non utilizzare tutti i repellenti per fare questo salto. Veramente non riesco. Ok, penso che ora, ah ok, ok, finalmente ce l'ho fatta. Tutto questo a prendere un Elixir Max. Giusto, devo velocizzare la bici. Ok, e quindi posso andare finalmente verso il basso. Ok, in questo caso però voglio dirvi qua c'è qualcosa che posso fare, no? Ok, e abbiamo, ah ok, mosse di tipo, cioè poi mi tipo ghiaccio, quindi le mosse di tipo elettro non funzionano su Mamos Vine. Se Flamel invece si decide a attaccare, ok, ci manda Rampardos e noi utilizziamo Pokémon di tipo erba. Ok, ci manda Motim, direi di dire ok di utilizzare un antigelo. Questo probabilmente sarà il primo antigelo che utilizzo all'interno della partita, ma non penso di averli usati mai sinceramente. Ok, usiamo spaccaroccia e andiamo ovviamente a combattere contro quest'altro fantallenatore o fantallenatrice. No, fantallenatrice. Ok, ci manda Grefable. Direi di utilizzare Sgranocchi, giusto per mandarlo KO. Ci manda Torterra. E non ho utilizzato un iper pozione sopra a Flamella, che tra l'altro è quasi salito al livello 55. Ok, di qua non ci possiamo andare, mi sa, no? E facciamo, combattiamo contro questo vecchietto, contro questo veterano che ci manda Staraptor, veramente veramente buono.
Ok, ora ci manda righi righi. Ah, ci manda, usa terremoto e ci manda KO. Direi di usare nulla fuoco giusto per vedere riuscire a far salire qualcuno vicino alla salita di livello. Ok, e quindi riscendiamo. Quindi in questo modo, dando in questa zona qui, dovremmo riuscire a fare qualcosa. Ci manda un Machamp e l'abbiamo paralizzato, però ci utilizza Incrocolpo, che è veramente ovviamente una mossa molto molto forte. Però avendolo paralizzato, ben venga. Ci ha tolto veramente veramente tanto con l'incrocolpo. Ora direi sicuramente di scendere verso di qua. E l'unica cosa che possiamo fare è andare verso questa direzione qui. No, di qua no, non possiamo andare. Non ci conviene più che altro. Ok, questo ci dovrebbe mandare proprio il vivo psico. Ok, il primo è andato giù. Ci manda Absol, un bel Pokémon Absol. Peccato che ci serve per la salita di livello. Direi di mandare davanti Urano per il momento, tanto la scomarra. Ok, per fortuna fallisce con il con fuoco fato. Direi di usare la granella rara subito sopra a Sparkle. Ed il primo membro della squadra è ufficialmente pronto per la Lega. Il che è veramente veramente cosa ottima. No. La cosa che l'unica cosa che rimpiango dei giochi più recenti di Pokémon è il fatto che un calcio che chiede di utilizzare un repellente quando ne finisce uno. Ok. Rapidash e Lumineon. Direi che voglio buttare giù il prima possibile Lumineon. Ok, ho 55 Flamella che utilizza fuoco bomba. Ok, quello salto. Ok, riusciamo a buttarlo giù. Ok, già a questo momento si comincia a incontrare allenatori con Pokémon forti. Altra caramella rara, ottimo. E perché, come hai visto, già stanno a livello 50. Questo significa che sono veramente veramente forti. Ok, Ultra Ball e allenatore. Quindi vediamo se... Oddio, un Rhydorn. Direi di mandare avanti un Pokémon di tipo erba. Ci manda Carnivine e quindi direi di rimandare avanti e Flamella. Ok, quindi il altro allenatore fatto. Ok, l'unica zona in cui devo andare qui è di qua. Scendere un attimo per prendere lo strumento e incontriamo Drago Pulsar. Ok,
altro allenatore che utilizza Pokémon di tipo drago. Ok, devo mandarlo giù quanto prima perché... Ok, potevo usare pure Ruota Fuoco in questo caso. Ok, utilizza Fossa, io approfitto per ricaricare Flamella. Anche perché le mosse di tipo terra mi sono super efficaci sopra a Rapidash. No, voglio usare un altro. Non voglio usare neanche il vitalizzante, ma bensì una ricarica totale. Qui ci dovrebbe essere un altro strumento. No, ho detto una bugia, stavo per rischiare di dover rifare tutto il giro e non era molto carino doverlo rifare. Allora, mi pare che di qua ci stava qualche strumento, forse. Ok, repellente max, sono usati 10. Affili artigli. Allora, di qua ci dovrebbe stare un altro strumento ancora. No, mi sono detto bugia, perché di qua, sì, strumento ci sta, ottimo. Troviamo zinco. Perché da questa zona qui è utile per andare a vedere, catturare Shaymin, che è uno dei Pokémon evento. Ok, altro veterano ci manda poi con Zeta. Ok, non posso utilizzare fuoco bomba perché è finito il PP. E lo 56 per Flamella. E vuole imparare fuoco carica. È fisica 120, direi di sì, a posto di pestone. Toglie quasi il doppio. Manda Empoleon. Direi tranquillamente di mandare Deku con giga assorbimento. Perché un Empoleon di livello 46 con Ruggito? Io questo non l'ho capito. Ok, direi di rimandare avanti Flamel di nuovo con, usando fuoco carica. Ok, sì, al contraccolpo. Però è veramente veramente forte come mossa. Allora, di qua ci sta lo strumento. O forse no, o forse era lì là lo strumento. Ok, di qua non c'è da nessuna parte. Sì, era di qua lo strumento, perfetto. E quindi cos'è? Nero Pulsar. Diciamo, per il momento non ho membri squadra che permettono di utilizzare la mossa. Magari un domani fare un video, diciamo, magari uno di quelli che ho già catturato ce la lo può imparare. Domani draghi, direi tranquillamente usare, sì, di usare di carica totale, e direi tranquillamente usare Ruota Fuoco. Ok, quindi utilizzerò un tipo drago e io tranquillamente mando avanti Rainbow Coraggio Aurora, perché ho dimenticato di utilizzare la ricarica totale su Flamella. Non so se ci sono altri allenatori. Ok,
Meno male, stavo quasi per utilizzare un altro ricaricatore e non mi pareva il caso di sprecarla. Comunque, siamo arrivati ufficialmente alla Lega Pokémon. Non è qui dietro, ci sta qualche strumento? Magari qualcosa di nascosto? No, eh. Beh, non fa mai male sperare. Allora, prima cosa, sicuramente andrò a curare la squadra. E seconda cosa, abbatto giusto Barry, che è l'ultima volta in cui lo dovrò battere. Là là. Se fosse stato più veloce lui, non sarebbe stato male, perché bastava la velocità. Ok, livello 55 per Deku, se non si fosse fatto congelare. Ok, direi tranquillamente di mettere Sparkle davanti. Ma qualcosa dice che contro Floazella e il suo Girolenti non sarebbe stato il massimo. Ok, direi di continuare a usare Fuoco Bomba Go Go. No, perché ce l'ha mandato KO. Ecco perché voglio portare prima tutta la squadra a livello 60, prima di andare a cercare di battere la Lega. Perché se faccio fatica a battere Barry, non vedo in che modo avrei qualche speranza di battere la Lega. Ok, utilizzo massa di ghiaccio, si va KO. Ci manda Heracross e io continuo a utilizzare. Oh, ok. Oddio. Una rivitalizzantino lo utilizzerei su Flamella. Appunto, perché mi aspettavo che sarebbe andato KO. E di usare Fuoco Bomba. Ok, perfetto. Ok, questo tizio confermerà giustamente che abbiamo tutte le varie medaglie. E quindi siamo ufficialmente, dal punto di vista delle medaglie, siamo pronti per battere la Lega. Però dal punto di vista livelli ancora non me la sento, e quindi la Lega andrò a svolgerla nel prossimo episodio. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.